Buonasera, e la prima domanda che volevo farti è sappiamo che per 11 anni hai lavorato in un'azienda con un contratto indeterminato, quindi hai avuto la certezza dello stipendio, del lavoro, eccetera. Date anche il momento storico delicato, cos'è che ti ha spinto a lasciare questa certezza per abbracciare l'attività del consulente di viaggi online? Allora, io avevo una necessità fortissima di cambiare vita, per cui c'è stato un momento in cui ho detto o adesso o mai più. E ho visto che esisteva questa professione, ho iniziato a interessarmene e mi ha rapita a tal punto che ho detto devo andarci in fondo perché non posso restare qui ad aspettare la pensione, non mi gratificava più quel lavoro, probabilmente per come sono fatta io ho dovuto voltare pagina. Ho capito. Mi sono lanciata. È giusto, ma è giusto anche perché per quello che sappiamo disponiamo di una vita, quindi è giusto viverla appunto al meglio. E come mai Evolution Travel invece? Come mai hai deciso di hai scelto questo network? Come l'hai scoperto? Allora, io stavo appunto per il fatto che non ero gratificata dalla mia precedente professione, mi stavo un po' guardando intorno come si fa, no? Quando si cercano nuove opportunità. E, ho visto un annuncio che però era di un concorrente, a dirla Ah, tutta. oddio, E così ho scoperto che esisteva la professione del consulente di viaggi online. Io non lo sapevo, fino a inizio 2019 ero del tutto ignara che esistesse questo mestiere. Lo scopro da un annuncio, mi candido e poi ho iniziato a guardare il mercato e ho visto che non esistevano solo, cioè non esisteva un solo network, ma ce n'erano diversi. Ho fatto una mia selezione secondo dei criteri, insomma, e alla fine ho ristretto il cerchio a due. Ho fatto la selezione con loro, insomma, nel senso che per me andavano bene loro mi hanno detto che io andavo bene per loro e poi ho scelto Evolution Travel perché secondo me era quella che mi ispirava di più, mi ha convinta di più per quello che offriva, per come si presentava e quindi sono partita. Sei partita. E sempre riguardo al tuo vecchio lavoro, non hai preso in considerazione, l'idea di chiedere magari un part-time? Che dato che è il lavoro in cui ti sei tuffata non dà garanzie, dipende tutto da te. Quindi hai deciso di buttarti immediatamente, nel full time. Ne sta valendo la pena? Allora, al di là del fatto che non credo che lì me lo avrebbero concesso, per come sono fatta io, se decido di fare una cosa e la voglio fare bene, o gli do tutte le mie energie e la mia attenzione, altrimenti col piede in due scarpe faccio fatica a starci. Quindi ho detto, mi voglio reinventare, devo imparare un mestiere nuovo, non ho mai lavorato nel turismo, se lo faccio a tempo perso, dopo che in 8 ore ho dato tutto, perché comunque io sono così, mi impegno a fondo nelle cose, che risultati potrò mai ottenere e in quanto tempo? Quindi da tutto subito che sono, ho detto, se la devo far bene, la faccio completa. E non mi sono guardata indietro. Sono contenta, ne vale la pena, sì, per me ne è valsa la pena. E sicuramente sono d'accordo con te, hai fatto benissimo se è quello che sentivi. E non c'è da parte tua la paura di non riuscire a centrare l'obiettivo? Beh, quella si chiama rischio d'impresa e c'è sempre quando uno decide di abbandonare la sicurezza del posto fisso per buttarsi in un'attività in proprio a provvigione, quindi sì, la paura, se la vogliamo chiamare così, c'è un timore magari di non essere all'altezza, di non raggiungere i risultati che ti eri prefissato, però questo non ti deve impedire di fare tutto il possibile per fare anzi di più e ottenere risultati migliori di quello che avevi prima. Assolutamente. E i tuoi amici, i tuoi familiari, i tuoi affetti in generale, ti hanno sostenuto e ti sostengono in questa scelta o hanno pensato tu fossi impazzita?
Allora, che fossi impazzita probabilmente lo pensavano da prima. La scelta non ha cambiato nulla in questo Esatto, loro senso. giudizio sul mio equilibrio mentale secondo me è rimasto invariato. No, a parte gli scherzi, ho avuto tutto il sostegno che potevo desiderare dalla famiglia, dagli affetti e dagli amici che mi hanno detto dal primo momento tu ce la farai perché c'hai i numeri, c'hai la testa, perché è la tua passione. Mi stanno sponsorizzando, partono loro stessi, quindi cioè, non potevo chiedere di più dai miei affetti. Benissimo, benissimo. Allora, è stata giustamente fortunata. E allora, lavori con Evolution Travel da 4 mesi, però hai già raggiunto dei risultati importanti. Vorresti parlarcene? Allora, diciamo che la partenza è stata buona quando mi confronto con promotori più esperti, insomma, gli snocciolo qualche numero, mi fanno tutti dei gran complimenti, quindi io sono soddisfatta. Non ritengo di essere a regime, nel senso che non si è mai arrivati, c'è tanto da imparare, poi anche questo è un mestiere che risente tanto dell'andamento della stagionalità, quindi ho iniziato in maggio, fine maggio, c'era tanta gente che doveva ancora prenotarsi le ferie, era un buon momento e quindi sono partita col botto, sono contenta. È importante comunque continuare a formarsi sempre, studiare e se ci sono anche dei momenti magari un po' più di calma, approfittarne per approfondire appunto la conoscenza delle destinazioni. Certo, un continuo miglioramento, insomma, assolutamente sì. E qual è A stato maggior il ragione adesso che ho appena cominciato. appena cominciato, è necessario. Sì. E qual è stata la soddisfazione più grande che hai avuto in questi primi mesi da questo lavoro? Allora, beh, direi ne ho avute tante per quello che esito. Una delle più grandi è stata sentirmi contattare da dei perfetti estranei su quali non avevo fatto nessun tipo di azione di marketing, che mi chiamavano spontaneamente perché un cliente gli aveva raccomandato di rivolgersi a me e magari il cliente neanche era partito, cioè a priori solo per come mi ero posta nei suoi confronti. Iniziavano già a raccomandarmi, quindi per me questa è stata una delle gioie più grandi. Sì, una grossa soddisfazione. E diciamo tra i punti di forza di questo nuovo lavoro c'è sicuramente la flessibilità, no? Avere orari di lavoro che scegli tu, luogo dove vuoi tu, eccetera. Come ti stai trovando, soprattutto venendo da 11 anni di lavoro, diciamo standard, come ti stai trovando in questo nuovo metodo? Più autonomo. La libertà non a prezzo. Poi mio papà mi ha detto qualche mese fa: sì, sei libera di ammazzarti di lavoro. Infatti. nel senso che non c'è più una regola, però posso andarmi a fare la spesa alle 11 di mattina, cioè mi posso organizzare la mia vita, non devo più chiedere permesso a nessuno per fare le cose, per amministrare il mio tempo. E questa è una libertà che io desideravo tantissimo e che mi sto gustando appieno. Poi c'è anche un forte limite nel lavorare da casa, che diciamo è legato al fatto che sei da solo comunque. Quindi prima c'era un contesto magari di ufficio dove scappa la battuta col collega, eccetera. Adesso le persone le sento più per telefono, chiamate Skype, quindi un approccio diverso. Questo è l'unico lato a cui mi devo ancora abituare Sì, certo. rispetto a
Cioè, alla fine ogni medaglia è il suo rovescio, no? Non è che si può avere tutto. Lavori quando ti pare, da dove ti pare e anche in compagnia. No, qua il lato compagnia è stato sacrificato, però per tutto il resto ne vale la pena, E una grande. certo, poi diciamo, pesando quindi su una bilancia i pro e i contro, vincono i pro, poi i contro ci sono sempre, è impossibile il contrario. In tutte Comunque, le cose, niente è in bianco o tutte nero. le... Esatto, per fortuna io aggiungo. Allora, la formazione in questo lavoro è importantissima. E come ti sei trovata con l'offerta formativa di Evolution Travel? Allora, Evolution ti mette a disposizione talmente tanti strumenti che non hai neanche il tempo di usarli tutti, nel senso che erogano una quantità di learning settimanale che se hai dei picchi di lavoro non ci stai dietro. Quindi sono veramente forti su questo aspetto. E poi, oltre a questo, c'è la possibilità di partecipare agli Open Day. Sono appena stata alla convention annuale, sono tornata domenica, si è tenuta sabato a Barcellona. Quindi loro gli strumenti te li danno tutti, anche all'inizio c'è tutto un percorso da fare prima di iniziare effettivamente l'attività, dove ti affiancano, poi anche nei primi mesi di attività ti fanno delle altre ore di coaching con consulenti esperti, la formazione è sempre a disposizione, quindi è una, secondo me, delle punte di diamante di questo network, l'aspetto L'aspetto formativo. formativo, Sì. certo. Danno tanto. Un'altra cosa, costa tanto voler diventare consulente di viaggi o senza entrare magari nelle cifre specifiche o sono delle spese alla portata? È alla portata. Alla Direi portata. decisamente sì. Se poi lo paragoni all'ipotesi di aprirsi un'attività per conto proprio, che comunque di fatto questa lo è. È più alla portata di tante altre cose. Poi si può anche diventare consulenti di viaggio spendendo cifre irrisorie, però non hai niente in cambio. Cioè, io nel conto ci ho messo anche che per avere qualcosa bisogna investire, altrimenti vieni lanciato lì in mezzo alla bolgia e poi però non ottieni nulla, quindi quelli che hai speso li hai buttati, seppur pochi. Quindi Vieni sì, schiacciato. abbordabilissimo, direi. Perfetto, perfetto. Allora, la filosofia del network ti ha rapita. In che senso ti ha rapita? Qual è la filosofia di Evolution Travel? Allora, una parte, diciamo, della filosofia che sta sotto al network è che i consulenti più esperti aiutano gli altri perché crescano. E quindi la forza del singolo promotore fa la forza del gruppo. Siccome in tante realtà, non solo quella da cui provengo, ma sento in giro, c'è tanta competitività, tanto effetto tutti contro tutti, quando io invece ho visto che loro ci tengono particolarmente a questo aspetto del crescere insieme e dell'aiutarsi, sono rimasta colpita positivamente, ho detto, caspita. Che bello se è davvero così. Poi ci sono entrata e è davvero così, perché i bravi, e sono davvero bravi, ci aiutano, ci supportano in ogni momento, rispondono alle nostre domande e questo è quello che faremo noi con i nuovi quando saremo all'altezza di rispondere loro, ecco. Assolutamente, quindi non c'è il cane mangia cane che in quasi tutti i settori al giorno d'oggi. No, e neanche competitività, anche perché se una richiesta è arrivata a me non poteva arrivare un altro, cioè non è che non c'è invidia, Certo, sì. è una squadra e non ci sono capi, cioè ci sono figure che per meriti proprio conquistati sul campo, perché sono forti, perché hanno ottenuto dei risultati, che hanno fatto, che coordinano, ci sono dei leader, ma non ci sono dei capi, nessuno. È un'altra cosa fantastica. Esatto. Consigliano che è ancora sì, perfetto. Sono guide, ecco, Sono ti guide, insegnano. sì.
Sì, ma non ti impongono di raggiungere determinati risultati o di stare un tot ore a fare una tal cosa. Poi se non vendi sono un po' affari tuoi, insomma. Ovviamente, Dagli sì. Eh strumenti, dammi consigli, poi ci vuole anche l'attitudine. sì, più responsabilità, questo è Sì. ovvio. E a proposito di queste guide, chi sono le rockstar? E cosa hanno di speciale? Allora, rockstar è un termine di mia pura invenzione, ok? Che uso per designare appunto i promotori esperti, che sono quelli che hanno raggiunto i risultati che vorrei raggiungere io. E quindi, insomma, vedo dove sono loro, so che loro ci hanno messo anni a arrivare lì e tanto impegno, e dico, io voglio arrivare agli stessi risultati, per quello per me sono le rockstar. Sono i rockstar, assolutamente. Allora, nel frattempo hai creato un blog, Viaggia con Antonia. È solo una passione o in prospettiva può diventare uno strumento anche per promuovere esperienze di viaggio, conquistare nuovi clienti? Allora, è nato come un vezzo, cioè l'idea di aprire il blog di viaggi ce l'avevo prima di scoprire che esiste la professione del consulente di viaggi. Poi tutto aiuta nel senso che nella filosofia del personal branding, quindi del crearti un'immagine in rete e online, ci sta avere un blog di viaggi. Quindi ho unito l'utile al dilettevole, siccome mi piace scrivere. Intanto l'ho messo in piedi, se poi avrà successo e riuscirò a starci dietro, perché comunque richiede Immagino. tempo. Per fortuna l'ho messo online prima di iniziare l'attività, quindi intanto lui è lì, ogni tanto metto un articolo, non credo che diventerà una fonte di guadagni, però un modo per presentarmi al cliente un'ulteriore carta da visita, cioè biglietto da visita, gli dico: guarda, vuoi saperne di più di me? Io sono quella lì, ti racconto i miei viaggi, e quindi sì, utile, un gioco utile. Un gioco utile, benissimo. E entrando più nei viaggi, quali sono le destinazioni che preferisci o di quali ti occupi maggiormente? Allora, diciamo che il network incoraggia giustamente a specializzarsi, perché il consulente esperto non può essere esperto di tutto il mondo, quindi ti scegli quelle due o tre destinazioni e approfondisci su quella lì in modo da essere iperpreparato e trasmettere questa preparazione ai clienti che poi ne traggono fiducia e quindi decidono di partire con te. La scelta non è mai definitiva, nel senso che uno può anche partire con una cosa e poi magari, cioè, è troppo presto per risponderti a questa domanda. Sì. Al momento ti dirò, sono molto appassionata sicuramente dell'Oceano Indiano, però se mi arriva una richiesta sui Caraibi mi illumino. I miei amici vendono il Mediterraneo, quindi per il momento studio tutto e lavoro tutto, poi vediamo su cosa divento specialist, è un po' presto per decidere. Va bene, allora ci aggiorneremo e ci organizzerai un viaggio nella tua area di specializzazione. Allora, adesso sono in campagna su Zanzibar e Mauritius, se ti può interessare. Assolutamente, assolutamente sì. Appena trovo le disponibilità ti ricontatto. A disposizione. Va bene. E allora, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Adesso. Allora, che bella domanda. Continuare a crescere. Finalmente ho una professione che mi permette di studiare qualcosa che mi interessa, perché non è da tutti. Tutto quello che imparo mi arricchisce, ma proprio lo studio con piacere. E quindi, cioè, vedo che mi sto arricchendo di informazioni utili per me, che mi gratificano. Poi ovviamente ci sono obiettivi che mi sono prefissata legati alla vendita e ai risultati, ma quelli ci arriverò. Mi sono data anche un termine, ecco.
Quindi hai pianificato comunque il futuro. Sì, mi sono data un tempo per tirare le somme e dire ok, sono soddisfatta, oppure aggiustiamo il tiro, oppure affianchiamo qualcos'altro, cioè niente, adesso è troppo presto per dire sono arrivata, cioè sono appena partita. Sei solo partita. Il viaggio è lungo, sì. Benissimo. E va bene, allora non so, dai un consiglio a chi desidera diventare consulente viaggio online e che magari vuole partire appunto come hai fatto tu. Allora, di pensarci bene, e poi detto da me che ho mollato tutto, no? E Sì. non ci ho pensato per un attimo, è proprio Non è perfetta. credibile. Sì, infatti, però insomma è una scelta che comunque va ponderata. Poi io sono un caso a parte, io vedo che quelli nuovi comunque partono affiancandolo al vecchio lavoro, ed è giusto essere cauti perché non è sufficiente amare i viaggi per saperli vendere. Non. Non è. Cioè, uno può essere un viaggiatore eccezionale, aver visto metà mondo, però non saperci fare con le persone o non essere un venditore credibile, quindi non è una garanzia di successo l'amore per i viaggi, non solo, cioè bisogna essere un po' portati anche per fare questo mestiere, ci sono delle altre caratteristiche che servono. Assolutamente. E allora, grazie mille Antonia. Formazione Turismo ti ringrazia per averci raccontato la tua esperienza. Ti faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro e che i risultati continuino, insomma, ad essere migliori e insomma, a continuare questa parabola ascendente, diciamo. Grazie a voi e grazie degli auguri, farò del mio meglio, come sempre.